chi è dei due che ha l'abbonamento? Ah, pensavo che ha dei due il cane. Due, come si chiama? Lui si chiama Sir. Sir. Ciao Sir. Beati gli ultimi se i primi si comportano in maniera onesta, anche se alla fine dei conti, almeno nello sport, gli ultimi resteranno sempre tali se i primi sono irraggiungibili oppure no. Segnato la Lucchese, segniamo la Lucchese, andiamo a Lucca. Siamo contenti, molto. Sotto la curva, bellissima questa immagine. Per approfondire ulteriormente la questione, domenica bestiale con l'inviato Gaetano Gennai al Porta Elisa di Lucca per seguire Lucchese Ghivizzano, valida per il girone A di Serie D. Il presidente ci ha autorizzato. Mettetevi là. No, vedremo anche più in là poi. Chi era questo? Un ragazzo ci invitava ad allontanarci. E tra biscotti e spalti, con in primo piano l'inguaribile passione ultra per i colori d'appartenenza, in studio la discussione si accende, così come fuori invece si accendono i sigari. Come mai lei con 3.000 posti a sedere sta qui in quest'angolo? Perché fuma il sigaro. Per via del Toscano. E a casa fuma il Toscano? No, in casa no. E lo sa la moglie? Perché mia moglie mi bacchetta. Ed occhio al troppo fumo e alle cose che bruciano, perché non sempre a portata di mano può esserci un modo per spegnere il fuoco. Vedi, il mondo come va al contrario: c'è l'estintore dentro un gabbiotto e non c'è la chiave perché è chiuso. In caso di incendio, in caso di incendio sei fregato. E nel clima di festa delle pantere rossonere che continuano ad inseguire il primato in classifica, Gennai sempre più interessato all'andamento del match. E direi, per dare spazio ai giovani, abbiamo uno speaker che è maggiorenne da poco, non so se si vede accanto allo steward. Eccolo qua. La voce fresca. E visto che si parla di primi ed ultimi e che nella prossima di campionato gli uomini di Mister Monaco sfideranno la Sanremese, doveroso un piccolo sguardo verso il festival per eccellenza della canzone italiana. Spero sia un bel Sanremo. Io tifo Piero Pelù. Piero Pelù, tra l'altro ricordiamo abbiamo il cuore. Potrei fare Ghigo io. E Frain di regia di qua, l'hai fatta bene, fammela. Vai Piero. Tega d'amore. Nella seconda parte l'appuntamento immancabile col calcio e con l'analisi di Enzo Bucchioni, fino ad arrivare all'ultima ora, verrebbe da dire la 25esima della giornata, quella che proprio come l'isola non c'è, soprattutto se insieme all'ingresso di Cavallo c'è anche quello di Spagomen. In sala d'attesa. Sì. Dov'è l'invenzione? Invenzione? Sì. È dentro di me. Ho capito.